Ciao a tutte e a tutti, innanzitutto grazie per avermi dato la possibilità di sperimentare il metodo Kamishibai. La storia che vi racconterò oggi è tratta dalla mia esperienza personale nel campo profughi di Moria, in Grecia, e spero che questa storia possa incuriosire, possa stimolare, possa far capire un po' cosa accade alle porte dell'Europa. Ho cercato di raccogliere un po' tutte le storie che ho sentito delle persone a me care che ho incontrato a Lesbo, però non vi racconto più nulla e niente, ascolterete tutto nella storia, buon ascolto. È una storia lunga, migliaia di chilometri, che attraversa i mari e i continenti, e anche se è una storia sola, è la storia di centinaia di migliaia di persone che da un giorno all'altro si ritrovano senza casa, o senza famiglia, o senza amici, o senza tutto quanto insieme. E quando perdi una casa è molto difficile accettare il da farsi, anche se la risposta deve essere immediata. Perdere tutto il resto o partire. E quindi senza voltarti indietro a guardare le macerie o ad aspettare che la tua casa diventi macerie, la scelta è solo una: prendere uno zaino in cui mettere qualche vestito, stringere a te le persone care, mandare un pensiero a chi non hai avuto il tempo di salutare. E sempre senza voltarti indietro ti incammini. Questa può essere la storia di Ahmed, di Halima, quella di Peter, di Mamadou, di Zara o di Faiza, perché anche se le storie sono diverse, i paesi di provenienza sono in continenti diversi, le loro storie si incrociano tutte alle porte dell'Europa, a Lesbo. Lesbo è un'isola greca nel Mar Egeo, in cui fa caldo quasi tutto l'anno, tranne in inverno, quando il vento freddo e la pioggia la inondano. Lesbo è conosciuta per le sue spiagge, per il suo cibo, per i suoi oliveti, ma soprattutto perché a Lesbo è vissuta la famosa poetessa Saffo, che nelle sue poesie raccontava dell'amore in tutte le sue declinazioni. Lesbo è anche famosa perché per la sua posizione strategica nel Mediterraneo, tra Grecia e Turchia, è meta di migrazioni. Ogni anno, per due volte l'anno, centinaia di specie di uccelli diversi sostano sull'isola durante le loro migrazioni. Verso sud, quando in Europa inizia a fare freddo. Verso nord, quando inizia a fare caldo. E l'isola si popola di cinguettii di piccoli uccellini. Sui tetti si vedono le cicogne, nelle lagune decine di fenicotteri, nel cielo gli ibis. Ma a Lesbo non migrano solo gli uccelli. Lesbo, che rappresenta un po' uno dei tanti portoni lungo le alte mura della fortezza che è l'Unione Europea, arriva anche chi scappa da guerre, povertà, pericoli o chi cerca una nuova vita, lontano dalle ingiustizie che ormai sono cicatrici, nel cuore e sulla pelle. Quando si arriva a Lesbo, però, il viaggio non è finito, forse non è nemmeno metà, e lungo la strada ci sono ancora decine di violenze, di umiliazioni da subire, che di giorno in giorno ti rendono difficile immaginare il futuro, e la notte non ti lasciano dormire. E infatti è per questo che il campo profughi di Moria è pieno di facce stanche. C'è chi cammina, chi porta qualche pallet per costruire la propria tenda, chi è appena arrivato con in spalla un sacco nero con i propri averi e chi si guarda intorno per cercare un angolo sicuro in cui mettere la tenda per la propria famiglia. C'è chi cucina qualcosa per sé e per i vicini, c'è chi si fuma una sigaretta in solitudine o chi gioca a carte. Ma cosa accomuna chi vive a Moria, oltre alle cicatrici al viaggio, è la stanchezza sul volto. Perché all'incertezza del futuro o al dolore del passato si aggiungono le attese del presente. La giornata a Moria è infatti fatta di attese. Attese per il cibo, per i documenti, per la doccia, attese per il bagno, per lavare i vestiti, per prendere i vestiti. Per ogni cosa ci saranno sempre di fronte a te centinaia di persone come te in attesa. E in queste altre decine di problemi, anche ben più gravi, si fa fatica a sentirsi umani. Si fa fatica a ricordarsi di essere persone, quando tutto quello che ti ci faceva sentire ti è stato tolto o negato. E quando gli altri, che non condividono e non capiscono la tua storia, non ti trattano da essere umano. Ma questo inferno, dimenticato dall'Europa, è abitato non da numeri o cose, ma da persone che ogni giorno lottano per sé e per gli altri, per rendere quella sofferenza più vivibile, per ricordarci che abbiamo bisogno di più umanità. C'è Zecria, che un giorno si è stancato di vedere i bambini del campo non ricevere alcuna istruzione e così ha deciso di mettere su una scuola in una piccola tenda in legno e teli di plastica, offrendo corsi di inglese, di scrittura, di arte, creando così un luogo di incontro e di scambio sicuro per centinaia di bambine e bambini, ragazze e ragazzi e donne del campo.
C'è poi Mukhtar, che dorme poco e si divide tra mille attività di volontariato diverse, senza mai lasciare nessuno, ma davvero nessuno, indietro. Nonostante sia giovanissimo, non è solo il rappresentante della comunità guineana nel campo, è un grande amico, ma è anche un punto di riferimento per molte persone a Moria e nelle cliniche in cui fa volontariato. C'è Faiza, che assieme ad altre decine di donne sta cucendo mascherine giorno e notte e distribuendo disinfettanti all'interno del campo, sensibilizzando e aiutando a prevenire un contagio in un luogo in cui è quasi impossibile anche solo lavarsi le mani tutti i giorni. C'è Mohammed, che prima faceva il volontario negli elmetti bianchi di Moria, aiutando a ricostruire ciò che è andato distrutto e a tenere pulito il campo, non per se stesso ma soprattutto per la comunità. Ora invece fa volontariato nella clinica in cui fa il traduttore. C'è poi Halimo, che con il suo sorriso e la sua risata contagiosa fa da mamma a tutti quelli che vivono intorno alla sua tenda, prendendosi cura di loro. C'è Basel, che in Siria faceva il meccanico e al campo è diventato un cuoco, friggendo centinaia di falafel ogni giorno, i più buoni del mondo, non mi smetterò mai di ripeterlo. E poi ci sono Adan e Hamdi, che qualche giorno fa hanno avuto una bellissima bambina e sperano di poter dare a lei un futuro migliore, lontano da quel posto infernale. E come loro altre migliaia di persone vivono a Moria, cercando di sopravvivere e aiutare chi gli sta accanto. Ma se l'Europa in cui viviamo ha deciso di dimenticare loro le loro storie, di alzare muri e fili spinati, di chiudere in un'isola lontano dai nostri sguardi, è nostro compito ricordarli ogni giorno, raccontare le loro storie, lottare per la loro libertà, come i nostri nonni hanno lottato per la nostra, tagliare il filo spinato che ci avvolge, costruire ponti e strade sicure, urlare i loro nomi a chi si volta dall'altra parte, piangere chi non ce l'ha fatta e impegnarci affinché non accada mai più. Nessun muro è troppo alto e troppo spesso per buttare giù, nemmeno quello dell'indifferenza e nemmeno quello di Moria, dove c'è scritto «Hanno ucciso i nostri sogni». E alzando lo sguardo sopra quel muro spesso e alto e sopra il filo spinato, nel cielo si vedono le rondini migrare e volare libere sopra i confini e viene da chiedersi quando anche le persone che vivono lì avranno la stessa libertà.